Buongiorno e bentrovati nella mia cucina. Stamattina prepariamo le cotolette patatose e come vi avevo detto avrò il primo ospite di cucina con me e sarà Gianluca. Finalmente! Dai, tirati su che ti devi mettere il grembiule per preparare con me la tua ricetta. Quindi, Ma no, non è al contrario. si me la scusi. Si vede la scritta dietro. Oggi indossi il grembiule di giallo zafferano e saremo qui nella mia cucina per preparare. Le cotolette patatose. Allora, dici gli ingredienti di questa ricetta. Allora, patate, Sì. carne, Sì. uovo, Sì, però soltanto. il tuorlo, Bravissimo. pan grattato Sì. e sale. Benissimo. Iniziamo quindi questa ricetta. Ovviamente bisognerà pulire e bollire le patate. Io ho preso il sale, metto il sale in queste cotolette patatose perché quando ero piccolo me lo mangiavo a go go, nel senso prendevo la ciotola del sale, Sì. mi ciucciavo il dito proprio prima, lo mettevo dentro e poi wow. Ma non era salato, dopo non ti attaccavi alla bottiglia dell'acqua. No. No, perché Ok. io ero praticamente una caperta di montagna, perché io qui sono in Una vacanza. caperta di Sono montagna. in Giusto, non vacanza. abbiamo detto di dove sei, Sono della bravissimo. Val di Fiera. Allora, Sì. sono dello Stato italiano, Sì. della regione, scusate, mi sono impappato, della regione Trentino Alto Adige, della provincia autonoma di Trento, della Val di Fiemme, del comune di Cavalese, Per privacy, abbiamo girato per privacy. tutte le informazioni, quindi chi lo conosce ha capito di dov'è Gianluca. Ma ci racconti la storia invece di queste cotolette? Allora, io miliardi e miliardi, forse un po' Forse un po' esagerato, anche esagerato, perché sei forse un piccolino po' ancora, esagerato, con eh? mia nonna qualche mese fa, Sì. io ho cucinato, Sì. volevo sperimentare la Ok. cucina, anche se mia nonna a cucinare oggigiorno piange, perché un tempo cucinava, oggi così. Però le preparate con lei la prima Però le ho volta preparate con lei. e le chiamate cotolette No, patatose. no, le ho No. chiamate, poi le chiamavo cotolette con patate, poi le ho chiamate cotolette Ah, patatose. dopo, ok. Abbiamo cambiato nome perché giustamente Sì, ti sembrava più e idoneo. io volevo fare all'inizio il Sì. progetto era prendere le patate, lessarle, impanarle Sì. e poi friggerle. Ok. Però poi ho capito che sarebbe diventata come una ricetta già esistente, ormai la Ok, tortilla, tortillas di patate, che è patate. una ricetta spagnola. Esatto. Però Ok. poi, e quindi ho voluto aggiungere carne. E Sì. poi mia nonna mi ha detto, io volevo congelarle, però mia nonna ha detto che friggere sarebbe stato un po' troppo pesante. E quindi non le ho congelate perché vi spiego. Se le imparavo, le faccio come così, Sì. Sì. succedeva che se le frigo si smontavano tutte, Sì, primo, certo. e secondo, l'uovo si smontavano ancora di più. E Certo, perdevano la connatura. Ok. quindi le volevo congelare. Poi però ho capito che mia nonna mi ha spiegato che era troppo pesante. E quindi le impanno senza l'uovo. E allora voi direte, a che serve Serve l'uovo. l'uovo? Beh, serve per amalgamare. È un Oh. consiglio che mi ha dato lei. Lei, quando abbiamo deciso di prepararle insieme. Insieme. Allora, adesso che abbiamo tagliato le patate, quindi le andiamo a lessare. È una piccola roba. Queste patate sono accompagnate con un contorno che tra Prossimamente, prossimamente sì. faremo un video Short. short Quindi prepareremo con questo short. di una ricetta che vi rimarrà segreta. Vi diamo solo un inizio. Sì. Cosa ci servirà? Rosmarino, Sì. sale, Sale ed olio. olio e pepe. Va bene. Allora intanto andiamo a bollire le patate. Allora, ora abbiamo messo l'acqua a bollire col sale e appena è a bollire, versare tutte le patate. Benissimo. E voilà. E ci siamo. Le lasciamo bollire per
per almeno 20 minuti, visto che le abbiamo già tagliate a tocchetti, non serve troppo tempo di cottura. Poi le andremo a schiacciare in una ciotola con la forchetta. Abbiamo quindi iniziato a schiacciare le patate, giusto? Sì. Ok, dobbiamo aggiungere il sale? Sì. Quando c'è la carne? Quando c'è la carne, va bene, quando c'è la carne. Quindi prima schiaccia per bene, bravo. Le abbiamo lessate circa 20 minuti perché a dadini così piccoline si fa velocemente. Guarda che bravo, guardali. Questo lo possiamo mettere in cucina tra un paio d'anni perché adesso ancora no che prendiamo. Tirale giù, tirale. Cosa? Non si può lavorare nelle cucine prima dei 16 anni. Tirare un po' più giù che le schiacci meglio perché le stai tirando tutte sulla ciotolina. Bravissima. Prendiamo carne. Sì. Ok. Prendiamo l'uovo. Sì. Dai che fai il piastricino ancora prima di iniziare. E scimici. Metto sale? Sì, metti. Grazie. Cioè. Mettere sale mentre si mischia. E mi basta. Basta, metti sulla mano e faccio così. Bene, metti la mano. Vai. Mamma mia. Basta così di sale? No, come fai te, non so regolarmi. Ok, tanto ne abbiamo già messo un po' con le patate. Io so combinare le ricette. Mm-hmm. Nel senso, so con i cibi che ho mangiato, so quali ci stanno bene. Ok. Però non so le cure regolarmi. Ok. Poi nel frattempo abbiamo la regia deve che fare... ci segue. Allora, nel frattempo abbiamo acceso il forno. Sì. Modalità statico 180 gradi. Abbiamo preparato la teglia con carta forno. Sì. Lui intanto mescola per benino. E il pan grattato perché adesso andremo a panare le cotolette. Sì. Che altra ricetta hai sperimentato in questi anni? L'hamburger zozzone. No, zozzone. Zozzone. Ah, zozzone. Senza la E finale. È un modo di dire. Senza zozzone. Ok. No, l'hamburger zozzone. Okay. No, non zozzone. Zozzone. Ah, zozzon, ok, c'è la O, ok. Vabbè, per la zozzi, ti spiego, l'amore, prendi, pane, sì. hamburger, se volete fate la torta in pan d'hamburger, mm-hmm. Poi prendi frittata, sì. E patatine fritte, okay. Da mettere dentro e se volete metteteci un contorno di patatine, okay. Fritte e ovviamente poi il pane. Beh certo, ascolta, iniziamo? Sì, aspetta mi sconto meglio, meglio che le patate non si dovrebbero vedere meno. Ok, allora mischia. Peggio di una planetaria sto qui, Guardalo. Sto facendo prima di andare al tavolo. Sì, un po' tutto. Direi che ci siamo però, Io non le vedo più le patate. Io non le vedo ancora. Dai, scherzo. Ok, adesso tiriamo giù questo e quindi adesso facciamo... Prendi. Sì. Prendi. Un po' di carne macinata. Piano, perché non la puoi arrivare ovunque. Scusa. E fai una polpetta. Ok, più o meno così. Sì, e poi... La schiacci. La messa in rotta. Tu sei troppo. Ci vai troppo in guerra. Ecco, è praticamente un hamburger, okay. Però lo impano quindi diventa cotoletta. Ok, quindi andiamo là. Sì. Ok. Mi sa però che il pane è stato un po' poco. No, guarda, così. Esatto. E poi dentro. Sì. Vai. Gira. Ok. No, guarda, fai come facevo. Sì. Così, vedi che ti resta tutto bello attaccato, appena la schiacciatina e la mettiamo di qua. E piccola curiosità, io faccio l'hamburger, faccio la forma di hamburger perché so fare gli hamburger. Nasce ad Amburgo, mi sembra ovvio, e perché? Nasce come polpetta. Ah, non come forma di... Nel senso nasce come polpetta. Immaginato ovunque. Nasce come polpetta schiacciata. Ok. Capito? Sì. Ma è vero? Non lo so. Sì, è vero. Vedi che sei troppo irruento. Guarda, ti resta la carne macinata, l'hai messa praticamente per terra, su mezzo tavolo. Meno irruento. E la delicatezza in cucina è un'arte sacra.
Guarda, la cucina però deve essere pure dura, sì, guarda. Sì, ma non così troppo, perché sennò mamma a casa ci vuole che pulisce pure il soffitto tra un po'. Quelli panini americani. Sì. Quelli fast food. Qual è la capitale? Ah, non so. Mi sembra ovvio. Hamburgo. Ah. Perché ci sono gli hamburger. Ah, ecco, ecco. Beh, però i panini americani, hai detto, non può essere. Perché gli hamburgi, perché ci sono. Ti sei rotta, te l'ho detto, sei arruento. Sì, fa nulla, lo rimpasto. Ma sì, rimpasto. Tanto un po' di pan grattato in più, un po' di pan grattato in meno, non fa niente. Allora, mettilo nel centro, vai, poggia. Ok. Girala. Ti ho lasciato già lo spazio, eh. Bravo, poggiala lì. Benissimo. Diciamo benissimo. Adesso ti faccio fare una roba. Sì. Chi fa le hamburger, le cotolette patatose, tutto il giorno rimarrà impanato. No, adesso ce le laviamo le mani. Piano piano. Nel forno. Sì, giusto. Niente olio, niente. Niente olio, niente. Devono niente. Essere quattro sassi. Oh. Era una battuta. Dai, se no quattro sassi, chi le guarda dice allora non le faccio. Ma dai, era una battuta. Ok, allora. Scusate, era una battuta. Sì, chiara, capito. Spiega perché non metti l'olio. Spiega perché lo tirano fuori. Ci ho provato, è venuta una schifezza perché ci ho provato con mia nonna. Sì. Era tutto, aveva un sapore orribile. Benissimo. Quindi da lì hai deciso di non aggiungere l'olio. Esatto. Allora, l'unica cosa è che dovremmo però stare attenti a girarle durante la cottura, perché altrimenti da un lato sono più scure. Non l'avete girate? Sì, lo giriamo. Una volta sicuro, se no da un lato ti viene scuro e da un lato viene chiaro. Io metto. Non te ne sei accorto che magari mamma la girava. No, io metto tu sia sopra che sotto. Anch'io ho messo sopra e sotto. Forse l'ha girato mamma e non te ne sei accorto. L'ho girata io. Vedi. Andiamo allora. Andiamo nel forno, lo vuoi aprire tu? Piano piano, eh? Vai. No, quello è il gatto che miagola. Bravissimo. Chiudi e dobbiamo dire le quantità. Di cosa? Le cotolette patatose. Quante ne sono venute? L'hai visto? Allora, per farne 8. Sì. Ci vuole 4 patate. 400 grammi di carne macinata. 400 grammi. Un tuorlo d'uovo. Un tuorlo. 3 tonnellate di sale. Non è vero. Scherzavo. Un pizzico di sale nell'acqua di cottura e un pizzico di sale nella carne macinata. Solo nella carne macinata. E pan grattato. Cubi. Perché tu ti sembrava poco, guarda quanto era avanzato. Hai ragione. 22 minuti. E sono finalmente pronte. Mentre aspettate che si raffreddino, sì, dovete decorarle. Okay. Allora io faccio. Io vale prima di tutto togliere uno. Abbiamo preparato quindi le cotolette patatose in compagnia di Gianluca, che è stato il mio ospite per la cucina con me, e della famosissima regia, la misteriosa regia mamma. E quindi non è sua, mia. Ecco, adesso assaggiamo. Vai, un bel pezzetto. Ok, la sei persa, guarda lì. Mmm.